Ciao a tutti, belli e brutti, benvenuti o ben ritrovati nel mio canale. Oggi un nuovo video svuota la spesa Lidl. Sono stata da Lidl, ho speso 46,26 € con lo scontrino e adesso vi faccio vedere tutte le cosine che ho preso. Era da un po' che non vi facevo uno svuota la spesa e niente, vi faccio vedere. Allora, abbiamo preso i biscotti allo yogurt, cioè Luca ce ne ha presi tre, eccoli qua, perché lui quando va da Lidl fa scorta, perché gli piacciono tanto, e costano 1,79 € ognuno, e se ne ha presi tre. Poi ho voluto provare a prendere, che era in offerta, quest'acqua aromatizzata, questa è gusto limone e menta ed è con il potassio. E poi c'è l'Active con magnesio al gusto di limone e zenzero, e questa viene 59 centesimi ognuna. Poi abbiamo preso questo prosciutto stagionato a 1,69 €, prosciutto crudo stagionato 14 mesi. Vogliamo fare una piadina, non mi andava di andare anche in un altro supermercato, e abbiamo preso questo confezionato da 120 grammi. Poi abbiamo preso tre lattine di mais, 1,39 € per il mais. Poi ho voluto provare a prendere questi filetti di merluzzo con formaggio e prezzemolo che non ho mai preso. Sono 400 grammi, sono 4 e vengono 2,69 €. Voi li avete mai presi questi? Sapete dire come sono? Io poi li proverò e magari vi aggiorno. 2,69 € mi sembrava anche un buon prezzo. Poi i fagioli red, questi qua rossi che non ho mai preso, vengono 0,45 centesimi da 420 grammi e sgocciolati 255. Mai presi, li proviamo e vi dico. Pomodorini, ne ho preso due barattoli, uno e vi faccio vedere l'altro. E due, quindi due barattoli di pomodorini, 0,55 centesimi. Ma Luca si è preso pure questi fagioli. Sempre russi, penso sono piccanti, non Sì, lo sono so. piccanti, sono rossi. Esatto. Questi quanto costano? Vediamo un po'. Il Che ci sta dentro? pomodoro, il peperoncino e l'aglio. Mi sa pure il basilico forse, chissà, chi lo sa. Vediamo quanto costano. Chili, 0,99 centesimi. Non Poi, erano fatti. sì, sono fagioli, solo che la ricetta si chiama chili. Ah. Vediamo. Mini croissant a 0,99 centesimi nel formato XXL, li ho presi con la speranza che Jacopo li possa Ho mangiare, sentito, mi perché piace. ultimamente non sta mangiando niente, Oh. quindi mi sto veramente innervosendo perché è pure dimagrito, non mangia niente e merita. Veramente un metabolismo veloce. No, veramente non mangi niente, Oh, andiamo senti, avanti. sono le mie cose preferite, le gallette di riso, ma che vuoi? Sì, certo, va avanti a galletta, andiamo avanti ragazzi, andiamo, 0,99 centesimi. Poi 0,75 centesimi per le birre, che sono tre che Luca si prende sempre. Non sono le mie preferite, queste vi dico la verità, preferisco le altre, però a Luca piacciono e se le prende. Poi piadine a formato XXL, ce ne sono 5, infatti stasera, perciò avete visto che ho preso il prosciutto prima. Io di solito, come sapete, prendo quello là non confezionato, ma era già tardi e non mi andava di andare anche in un altro supermercato. E quindi ho preso questa nel formato XXL, ci sono 5 piadine all'interno e costano Ma viene 1,29 € per le piadine. Ho voluto provare questo cotto di tacchino con olive, mai preso prima, veniva 0,99 centesimi e quindi ho detto dai, proviamolo. Poi abbiamo preso il formaggio Gouda, che di solito io preferisco quello di Oreskin, però abbiamo detto vabbè, ma ci troviamo qua, proviamo questo di Lidl che costa 1,15 €. Poi cereali che ogni tanto Luca si prende, neanche questi sono i miei preferiti, però diciamo che non è che sono proprio malvagi. Quanto vengono i cereali? Vediamo un po': 2,45 €. Poi si è preso anche questi altri biscotti. Mio marito fa spesa quando va da lì perché trova le cose Molta che gli spesa. piacciono, e questi vengono 1 euro. Se non sbaglio, mi sembra 1 euro più o meno, 99 centesimi. Mio figlio si è preso i nuggets, questi qua, voluto perché ha detto che erano quelli con la forma dei calciatori della Sì, palla. per del campionato di quest'anno. Sì, 400 grammi costano 1,99 € questi qua. E vengono 1,99 € anche le pepite di pollo.
avevamo già in realtà preso prima queste, poi ho detto vabbè, ma se che c'è, mo domani faccio un'insalata e ci metto queste dentro domani per pranzo per me e Luca. E queste le ho prese a Jacopo, ma vengono 1,99 euro sia queste che queste pure 1,99 euro. Preparato per pancake 1,39 euro. Anche se io ci faccio la crepe. Mi sembra che viene 1,39 euro se non sbaglio questo preparato. 2,99 questi qua, poi questi 2,99 questi qua, non 1,99 e questo 1,39. Poi ha voluto prendersi Jacopo i plasmon perché ogni tanto gli piace mangiarli così e costano 1,99 euro. Voleva provare anche quelli al cacao, ma li prendiamo la prossima volta. L'impasto per i pancake non lo uso per i pancake, ma lo uso per la crepe. Vabbè, vedremo. 1,10 euro per i dischetti struccanti della Sien. Eccoli qua, quelli grandi che io compro, mi trovo bene solo con questi. Poi ho preso un contorno occhi, 1,99 costa questo al melograno, ogni tanto lo prendo, è basico però idrata abbastanza bene, quindi per un uso giornaliero senza troppe pretese va benissimo. Allora raga, io avevo preso anche la candeggina, però l'ho già messa a posto, e la candeggina, quella classica, viene 0,53 centesimi. Jacopo si è preso le ciambelle, i danas, 5 danas, quelle zebrate, quelli zebrati, quelle ripiene, che si prende sempre, se ne puoi prendere 5. Una l'ho già mangiata. Quando mai? Poi le sottilette ve le avevo fatte vedere? Sì, l'ha fatte vedere, mamma. Non mi ricordavo. E comunque qui c'è questo gel, shower gel energy al mango da 1 litro. Era l'ultimo, ho detto ma sa che c'è, mo lo prendo, anche perché veniva 1,19 euro. E questo è una crema opacizzante viso, era in offerta con SPF 30 e viene 2,55 euro. Ho detto ok, proviamo, anche se non ho mai preso creme solari per il viso. Allora ragazzi, io ero stata da Lidl la scorsa settimana, dove ho preso tutti i solari. Vi lascio lo spezzone che vi avevo registrato la scorsa settimana, ma che poi alla fine non ho pubblicato perché era troppo breve, dei solari che ho preso, così ve lo aggiungo a questo e ve li faccio vedere. E spero, come al solito, di tenervi compagnia, di non annoiarvi. I solari ve li faccio vedere. Vi ricordate nello scorso svuota la spesa che avevo fatto vedere già che avevo preso qualche solare? Adesso ho preso questi nuovi ed ho preso il latte spray solare 50+, questo qua per bambini, nella nuova, col nuovo pack, spero sia valido come l'altro, come quello che ho preso gli scorsi anni praticamente questo. E questo viene 5,99 euro. Poi ho preso pure questo protezione 30, eccolo qua, protezione 30, però voglio sentire il profumo. 4,99 euro questo, ha una profumazione di crema solare, nulla di, a me non sembra qualcosa di particolarmente godurioso, vediamo. Allora raga, lo stesso sulla mano, in realtà ha un profumo sì di crema solare ma anche un po' tropicaleggiante, ha questo profumo un po' di classico profumo da crema solare, più un po' tropical. E poi ho preso anche questo qua, la lozione solare illuminante da 20, questa qua da 20, che fa un buonissimo profumo invece, che profuma di cocco. Io già ho l'altra che ho comprato, l'acqua di cocco e lo spray, sapete, no, il mio amore per il cocco, che ve lo dico a fare. E ho preso anche questa che è la protezione 20, che era l'ultima rimasta, ho detto che me la piglio, e costa 3,99 euro. Poi Jacopo si è preso pure i Fonsis, che però non vedo, comunque vi dico, secondo me stanno di là, li ha già tolti, costano 2,99 euro. Si è preso la busta di Fonsis con tutte quelle là piccoline dentro e veniva 2,99 euro, 10 bustine, forse l'avrà aperta, se ne sarà mangiato qualcuno e l'avrà messa di là. E niente raga, questo era veramente più piaciuto, spero che vi ho tenuto compagnia. Fatemi sapere se avete preso pure voi i solari. Io adoro i solari di Lidl, sono ormai già 2 anni che li prendo, li straprendo, li riprendo, mi trovo benissimo, mi piacciono, sono fatti bene, costano poco
E niente, mi piacciono e quindi li utilizzo. Fatemi sapere se li utilizzate anche voi. A me piace tanto anche l'acqua, che l'ho presa l'altra volta e ho detto, non me la prendo, vedi che non la trovo più. E quello che hanno fatto l'anno scorso, quello da protezione 30 al cocco, che fa un profumo di cocco meraviglioso, visto che c'è di nuovo anche quest'anno. Anche perché i solari poi vanno ricomprati, se li aprite non utilizzateli, perché dopo un anno ormai non hanno più quell'efficacia. E nulla, raga, io spero di avervi tenuto compagnia. Vi saluto, vi ringrazio. Commentatemi, per me le interazioni sono molto importanti. Spolliciate in su. Ciao!